questo momento che apre questo Forum Internazionale del Turismo dimostra che questa non è una passerella, ma che questo è un momento pratico, pragmatico, in cui si parla di aziende, in cui si parla di posti di lavoro, in cui si parla di ricchezza e soprattutto in cui per noi in Piemonte, ma credo per tutta Italia, oggi viene ricucita una ferita, perché la tragedia del Monterone è stata una tragedia che poteva anche offuscare quella che era l'immagine della sicurezza di tutte le infrastrutture montane che noi abbiamo in Italia. Non è stato così perché, anzi, le verifiche stanno dimostrando altre motivazioni, però è importante ripartire. E quindi oggi questo contratto mette le risorse economiche a disposizione del Comune di Stresa, dal Governo e dalla Regione e soprattutto dà le gambe ad un progetto che è quello predisposto da Monterosa City, una società regionale che gestisce il Monterosa e che ha predisposto il progetto per cui entro l'estate del 2025 la funivia di Stresa del Monterone sarà completata. Direi che il primo fatto concreto di questo forum internazionale per dire che per noi le parole devono seguire i fatti. E questo è il caso. Grazie.